Buongiorno a tutti, 25esima uscita, siamo oltre la metà di ottobre, il tempo pare che regge ancora, ovviamente fa un po' più freddo. Attualmente ho due magliette a maniche corte, la felpa e il giubbottino quello traforato con le varie protezioni, e attualmente sto sentendo freddo. L'appuntamento è a un bar a Francavilla, non vicinissimo da qui, alle 9. Sono le 8 e mezza, devo mettere anche benzina. Ritarderò di 10 minuti, visto che l'appuntamento è dalle parti di Mirco. Lì sul lungomare a Pescara c'è un benzinaio dove la benzina costa poco, un po' di benzina ce l'ho ancora, quindi farò lì il pieno. Siamo io, Mirco, la ragazza col GS e un suo amico che si chiama Carlo, che non ho mai conosciuto. Direzione Palena, loro volevano fare Palena passando da Caramanico, Sant'Ofemia e Passo San Leonardo, va centro e dopo riscendere a Palena, ma visto il meteo e in pratica dalle parti di Passo San Leonardo c'erano 11-12 gradi e di andare a morire di freddo non avevo voglia, quindi abbiamo cambiato giro, andiamo sempre a Palena ma passiamo da Casoli, quindi facciamo Francavilla, Guardia Grele, Casoli, Palena. Ieri le ho fatto tutto il tagliando, olio, filtro dell'olio, e ho pulito il filtro dell'aria. Infatti il cambio è praticamente un burro attualmente. Io come olio utilizzo un full synthetic, il Castrol esattamente, 1040, e dall'ultima volta che ho fatto il tagliando a quando l'ho rifatto ho fatto quasi 6.000 km. L'olio era sotto il minimo, quindi mi ha consumato un bel po' d'olio. Non so se il problema è perché ho messo un full synthetic invece che un semisintetico. Essendo una moto un po' vecchia, forse preferisce il semisintetico. Ora sicuramente ci starò più attento, fra 2.000-2.500 km vedo quanto olio si è bevuta. E se vedo un consumo anomalo, il prossimo cambio lo farò con un semisintetico. Chiedo a voi che avete la Hornet che tipo di olio usate e se avete fatto mai questa prova. Vedendo nel gruppo so che la maggior parte di voi utilizza il Motul, il 5100 quindi semisintetico, il 7100 quindi full synthetic, quindi non lo so se qualcuno ne ha provati entrambi e si è trovato meglio con il semisintetico invece che il sintetico. Fatemelo sapere nei commenti, vi ringrazio. Mi sono abbastanza congelato sopra l'asse attrezzato. Questo è il lungomare di Pescara, Porta Nuova, che porta fino a Francavilla. Già ho fatto un video su questo tratto, vi lascio il link in descrizione. Vicino a casa mia la benzina stava a 1,88 tipo, vediamo qua, di solito costa un po' di meno, 1,78, immaginavo, buono. Fatto il pieno, un po' già c'era, 22 euro, 8,50, come ho detto appuntamento alle 9, 10 minuti dovrei farcela. Ho preferito fare il lungomare piuttosto che l'asse attrezzato. Ha delle gallerie che sono abbastanza lunghe e soprattutto puzzano parecchio, e quindi quando posso evito. Ma pensavo di non farcela ad arrivare alle 9, invece ce l'ho fatta. 8,58, Mirko è già arrivato, vede il suo GS ma non vede il suo amico. Abbiamo fatto una buona colazione e ora siamo ripartiti. Direzione Palena, come ho detto, passiamo per Casoli. Il ragazzo avanti a me si chiama Carlo, ha un TRK della Benelli. Ok, siamo arrivati verso Casoli e ora andiamo verso Palena. Mirko mi stava facendo cenno di accendere la GoPro perché questo è il pezzo di strada bello dove ci sono le curve. Io nel tragitto già la stavo cercando di accendere, ma questa che ho sul casco non so che cosa ha fatto, non mi si accendeva, lampeggiando. Spero che sta registrando qualcosa, questa sta registrando perché la vedo. Penso che Mirko adesso sorpassa il suo amico conoscendolo e dopo iniziamo a fare qualche curva e quindi sta a fare un pochino più fresco. Ecco Mirko che passa Carlo, lo sapevo, farò lo stesso anche io perché il tratto con le curve non voglio perdermi.
penso che si inizia da qui. La terra è un po' umido, quindi no, per terra è un po' umido, non mi fido proprio. Dove c'è il sole ok, però per terra è umido. No, è un escape era! Eh? È un escape della Morini! Oh. Sì! Ah, stiamo a fare a San Martino! Ah, di qua? Palena! Ah, poi dove devo andare? Tu dove andare? Non tu ti pare, Palena sta, se volevi andare a Palena 19 km, la strada che abbiamo fatto l'altra volta con Alessandro, guarda. 19 km. Va! Di là, va! È uguale, dove andare a Carlo? Sì. Non mi ricordo la strada. Palena ci sta scritto. Palena. E chi vuoi seguire? Dai, questo è bello. Ah, mi sono distratto per guardare il panorama. Comunque dicevo, non so che strada stava, cioè dove stava andando Mirko. L'avevamo organizzato per Palena, stava andando da tutt'altra parte. Non lo so, penso. Non lo so, Palena qua! Beh, il cartello è abbastanza strano, c'era scritto praticamente Palena alla freccia, ma non si capiva se era da una parte o dall'altra. Vabbè, vorrei capire chi ha messo questi cartelli, come li ha interpretati. Ci sarà qualche altro cartello più avanti, spero. C'è il cavallone.
questa strada qua, tutta sporca. Vai, vai, palena, palena. Sentiamo un attimo. No, è arrivato, è arrivato. Beh, ragazzi, abbiamo una moto da andare a superare. Siamo pronti? Andiamo? Andiamo. Ok, andiamo. L'ho messo per secondo, così almeno riesco a stampogli tra mille per le traiettorie.